Pensando a Rio c'è tanta emozione, il mio obiettivo è quello di arrivare il più preparata possibile e esprimermi al meglio e appunto giocarmela al meglio, vivermela al meglio. Diciamo che spero che dando il meglio arrivino anche i risultati e quindi magari anche nella squadra o comunque nell'individuale arrivare a qualche risultato. Diciamo che dal punto di vista pongistico adesso come adesso non ho molta conoscenza delle avversarie, però stimo molto una mia compagna di squadra, che appunto è Michela Brunelli, per l'impegno che ci mette e comunque il carattere che ogni volta dimostra durante le competizioni. Adesso non saprei precisamente dire quale, perché è da poco che gioco, che sono entrata in questo mondo e quindi sto ancora cercando di conoscere le mie avversarie. Quindi potenzialmente tutte potrebbero essere avversarie temibili e appunto se le sto iniziando a conoscere, pian piano conoscendole migliorerò e capirò come giocarci. No, di solito no, cerco magari di ripetermi, di stare calma, di fare le cose in maniera semplice, essere concentrata. Come Riti però no. Ma diciamo che mi sento anche imbarazzata di solito per comunque la conoscenza che le persone hanno di me e anche diciamo nel mio piccolo paese, quindi potenzialmente io rimarrei riservata, però comunque sono conosciuta e questo diciamo a volte mi imbarazza. Sicuramente il fatto di essere in un ambiente sano, in cui comunque anche la competizione è sana e le emozioni che si provano è anche un mondo in cui mettersi in gioco e comunque rinascere, al di là di tutte le disabilità o comunque le barriere che nel mondo esterno si trovano, e quindi è un luogo di rinascita e in cui esprimersi al meglio, divertirsi e emozionarsi. Forse in alcuni sport il brutto sono un po' le raccomandazioni o comunque la politica che entra all'interno dello sport. Quindi diciamo in alcuni sport questo capita, nel mio ancora non ho visto queste situazioni crearsi, però diciamo è quello principalmente.